Abbiamo riscontrato che sostanzialmente c'era un gruppo di 3 persone, tutti di nazionalità albanese, che avevano messo su questa rete di spaccio, una rete di spaccio con un bel numero di assuntori che gravitavano grosso modo nella fascia meridionale della provincia di Rimini. La particolarità è che abbiamo potuto appurare e ricostruire che in alcuni casi veniva ad essere utilizzato fisicamente come soggetto che di fatto poi operava lo spaccio vero e proprio al dettaglio, dei connazionali, anche questi appunto albanesi, che venivano reclutati anche per breve periodo dalla madrepatria. Quindi queste persone venivano per brevissimi periodi in Riviera, provenendo dall'Albania, per ragioni turistiche, anche per una settimana, 15 giorni, quindi periodi abbastanza, lassi temporali abbastanza ridotti, effettuavano queste attività di spaccio e dopo aver fornito la propria opera, rientravano in patria. Quindi diciamo era un metodo utilizzato da questo gruppo per evitare di finire subito nella lente, sotto lente degli investigatori. Così non è stato, c'è stata l'emissione di questo provvedimento d'urgenza, in ragione del fatto che 3 di questi soggetti avevano esternato intenzione di allontanarsi, quindi a loro carico c'era un concreto pericolo di fuga, e quindi insomma, la procura di Rimini ha inteso operare d'urgenza, e il motivo per il quale abbiamo dato corso a questo provvedimento in tempi così rapidi.